Ok. Allora, adesso avevo previsto così un commento di casi di studio che vi possono interessare, quindi adesso andiamo diretti a quelle slide, alcuni casi particolari, e uno di questi è proprio quello che vi ho già vagamente accennato, cioè il ponte di Calatrava, se vogliamo chiamarlo ponte o soprapasso, quello che si trova sulla autostrada A1 all'altezza di Reggio Emilia. E vedete, questa è la pagina, ho screenshottato la pagina del sito del Comune di Reggio Emilia per dimostrarvi quello che vi stavo già anticipando prima. Cioè il fatto che se volete fare ad esempio un video musicale, volete fare, siete una band locale che vuole fare un video musicale con un contesto insomma moderno e un po' avveniristico, e in sfondo c'è un'immagine del ponte di Calatrava, deve chiedere permesso al Comune di Reggio Emilia, il quale a sua volta si è fatto dare questo diritto dall'architetto. Okay? Quindi, come vedete, è un diritto, è a tutti gli effetti un diritto di riproduzione, e ci dimostra che, secondo il nostro diritto, il diritto le opere di architettura hanno un diritto di riproduzione anche sulle riproduzioni fotografiche. Quindi non è solo il progetto dell'architetto che non può essere riprodotto, ma le immagini dell'opera non possono essere riprodotte. Questo è potente. Ok? E Se questo. io vado lì e scatto una foto, potrei Esatto. essere perseguito. Allora, poi per fortuna, anche lì subentra in Se molti la casi. pubblico, Se la pubblica, se la ovviamente pubblico, no, certo. subentra il buon senso, nel senso che poi leggiamo anche quello che c'è scritto qua, ci dice che, vedete, le indicazioni riportate in questa pagina potranno. E dice, le opere dell'architetto Santiago Calatrava per la città di Reggio Emilia sono segni di riconoscimento della città, oggetto di visite da parte di curiosi e turisti. L'amministrazione, sulla base delle garanzie derivanti dall'articolo 60, della legge 633 del 1941, ha voluto attuare tutte le possibili azioni per tutelare le opere e la loro immagine da utilizzi incongrui, dequalificanti e abusi. Qual è il discorso? Che effettivamente se ci fosse un liberi tutti, l'immagine di questo ponte verrebbe, come dire, brutalmente utilizzata, e diventerebbe anche un problema, al di là della questione del diritto d'autore, anche forse di ordine pubblico, no? Cioè, se tu vuoi andare lì a fare foto riprese con un treppiede, uno stativo, devi anche porti il problema poi dell'occupazione del suolo pubblico, chiedere l'autorizzazione e via dicendo. Lì siamo nell'ambito del diritto amministrativo, quindi io non me ne occupo. Però dal punto di vista dei diritti di riproduzione, questa pagina è interessante perché uno va, non ci si immagina di trovare sul sito di un comune, quindi di una pubblica amministrazione che di lavoro non fa business, cioè non è un'agenzia di immagine, ok? Eppure vedete che di fatto qua a margine, a destra, ci sono delle condizioni generali, come richiedere l'utilizzo, casi particolari. Cioè, se voi adesso non li possiamo aprire perché questo è solo uno screenshot, però se voi cliccate su questi file vengono fuori dei PDF con dei moduli da compilare in cui chiedete l'autorizzazione. Quindi prima di fare le foto dovete chiedere l'autorizzazione. Dopo, nella parte sotto della pagina, che nello screenshot non ci stava, in realtà c'è scritto che l'utilizzo a scopo personale e diciamo amatoriale non richiede autorizzazione. Quindi, come dire, Da c'è una. quanto ricordo, in città ci Esatto, sta. tu passi per l'autostrada, ti fermi un attimo, fai la foto perché ti piace il ponte, e questa foto viene, come dire, utilizzata a scopo tuo personale, non c'è problema. Se però questa foto poi la utilizzi per una tua brochure, un libro, qualsiasi cosa che possa poi essere considerato un utilizzo un pochettino più professionale e commerciale, allora questo fa scattare il problema del diritto di utilizzazione. Questo è un caso, quindi vabbè, Calatrava, architetto ancora vivente, quindi indubbiamente opera che non ha ancora passato i famosi 70 anni dalla morte dell'autore. Non solo vivente, anche vivente e molto famoso, e anche quindi molto, come dire, è facile che la gente riconosca che quello lì è il ponte di Calatrava, che quindi gli arrivi la notizia, no? A lui o al comune di Reggio Emilia o a qualcun altro che si occupa di questo lavoro per Calatrava. Ok, quindi Però è considerata un'opera artistica, alla questa è fine. artistica, non è la parola, ripeto, artistico esiste solo È un'opera di di design, è architettura. un'opera d'architettura Nessuno, creativa. se dovesse crollare, tipo quello di Genova.
E beh, lì c'è un, no, allora lì c'è un esempio, c'è un diritto di cronaca, no, non c'entra nulla, no, no, perché lì c'è un diritto di cronaca, perché c'è un evento che fa notizia, e quindi sì, esatto, va oltre. Il problema sono le riproduzioni, cioè arrivo, il problema è fare, ad esempio, l'esempio che vedete nella foto lì, penso che sia una troupe di videomaker che sta facendo o un video musicale o un video divulgativo, quello che volete. Se tu vuoi andare lì, a parte il chiedere il suolo pubblico, no, perché qui stai occupando un pezzo di strada e quindi ci vogliono i vigili che ti danno il permesso, quindi quello lì è un problema a parte, ma l'utilizzo della foto che poi tu hai realizzato in questo video, delle immagini che hai realizzato, deve essere autorizzato dal titolare dei diritti, e in questo caso il titolare dei diritti è il comune di Reggio Emilia, perché se l'è fatto cedere questo diritto a sua volta da Calatrava. Scusa Vale, c'era una domanda? No, vabbè, vado avanti. Allora, facciamo così, lasciamo un attimo alla fine. Allora, secondo caso interessante. Qui, fino a qua abbiamo parlato di un, appunto, un archistar ancora vivente. Ma la Torre Eiffel? Io vi assicuro che questa immagine della Torre Eiffel potrebbe creare dei problemi dal punto di vista del diritto d'autore. Io l'ho presa da... questa, la fonte è Wikimedia Commons... e quindi ho l'autorizzazione, c'è la licenza che, di questo autore, che mi permette di utilizzarla, però si sono posti dei problemi sulla riproduzione di immagini della Torre Eiffel, nonostante sia della fine del 1800, e lui è morto da sicuramente più di 70 anni. Eppure vediamo se vi viene in mente qual è il cavillo che ha fatto in modo che la Torre Eiffel sia il simbolo di Parigi, perché rappresenta Parigi. Ok, no, però può aver senso, perché dopo la risposta, questa che mi hai dato risponde alla slide successiva, quindi, però c'è una roba davvero che bisogna avere un po' di fantasia, lo ammetto. Allora non se lo... cioè quell'etero vaporale di Parigi, no, il fatto che l'illuminazione sia un'installazione da parte di un autore, di un artista. Cioè, quindi paradossalmente, perché vedete che ho messo una foto notturna, sì, serale. Paradossalmente illuminata. Di giorno, esatto. Di giorno la puoi riprodurre, di sera, sì, qualcuno, qualche giudice deve aver riconosciuto questa cosa, in modo molto discutibile, vi assicuro. Però. Ho messo una lampadina e dopo. Ma allora, la luce effettivamente non è una semplice illuminazione banale, c'è uno studio dietro, è quello che l'ha fatta, se volete basta che cercate su Wikipedia, cioè adesso non era mio interesse arrivare a quel livello lì, però capire che, come vedete, basta poco per far diventare creativo qualcosa che non è, oddio, la Tour Eiffel in sé è creativa, all'epoca era creativa ma il diritto è scaduto, quindi è un caso ibrido questo. Ok, quindi caso 2 è quello della illuminazione che rende un'opera di questo tipo tutelata. Quindi illuminando un edificio oggi con determinata tecnologia deve esserci, no, esatto, deve esserci anche lì, attenzione, deve esserci creatività, non è che basta che ci metto due lampadine sotto, ok? Sì, no, però, è che pare che questa illuminazione sia stata fatta da uno che fa. Cioè, se io illumino il Colosseo in un certo. Ma infatti modo, lo è. Infatti lo è. Così non posso pubblicare. Infatti lo è. Lì c'è due vincoli: il vincolo sui beni culturali, che è quello che vi faccio vedere nella prossima slide. E il vincolo sulle luci che sono state fatte probabilmente da un artista che fa che... No, questo non è un bene culturale, anche, però siamo sul diritto francese, quindi io alzo un attimo le mani perché non so lì come funziona. Adesso vi faccio vedere una slide successiva, il terzo problema. Questo è il Teatro Massimo di Palermo. Beh, abbiamo una sentenza di questa del 2017, l'anno scorso, del Tribunale di Palermo, che ha condannato una agenzia di Palermo che organizza gite, organizza tour turistici, culturali. Che cosa ha fatto questa agenzia? Ha mandato, visto che uno dei monumenti rappresentativi della città è proprio il Teatro Massimo, nella brochure che aveva, o sul sito, comunque nel materiale informativo divulgativo in cui vendeva questo tour, c'era il Teatro Massimo in bella vista. Ha mandato un suo fotografo a fare la foto al Teatro Massimo in piazza, una foto tipo questa l'ho presa anche lei da Wikimedia Commons perché era open, però era una foto di questo tipo qua, quindi i diritti erano suoi, i diritti d'autore, perché loro hanno mandato un fotografo loro, quindi il diritto era, dal punto di vista del diritto d'autore, era pulita. Il problema è, e parliamo di un monumento del 1500, il Teatro Massimo è della fine del 1500, se non ricordo,
il giardino. No, il problema è il vincolo dei beni culturali. Articolo 107 108. Articolo 107 108 della del codice beni culturali, che prevede un diritto di riproduzione a carico, a favore dell'ente che ha in custodia il bene, dice la norma, e in questo caso l'ente titolare del bene è il Comune di Palermo, il quale può prevedere che ci siano dei canoni da versare per la riproduzione di questo bene culturale. E in questo caso effettivamente il Comune aveva stabilito dei canoni e il fotografo, questa agenzia, o banalmente non lo sapeva o hanno provato a tirare la corda, non lo so. Fatto sta che hanno ricevuto, appunto, hanno subito una condanna dal Tribunale di Palermo affinché pagassero questo canone. Cioè, se io voglio quindi fare io come agenzia voglio fare una brochure sulla una bella gita giapponese a Roma, vi faccio vedere qualche monumento di Roma, non posso farlo vedere niente. È un problema, perché, ripeto, finché l'uso è a scopo personale, divulgativo, scientifico, non c'è problema. Nel momento in cui c'è uno scopo che è, come dire, commerciale, promozionale, come in questo anche caso. Sono un bed and breakfast, anche se sono quelli che affittano le camere. Sì, può esserci il problema, effettivamente. Vabbè, niente, questi erano tre casi interessanti che volevo citare. Google, quando...